in tempi brevi possiamo fare grandi cose. Non so se ci conosciamo tutti, qua siamo presidenti di tutte le sezioni e anche qualche delegato, Agrigento anche il past president, e anche facciamo anche gli auguri a Maria Giovanna, che è la nuova presidentessa, ma abbiamo avuto modo di farla, e complimenti anche per chi. Tutti gli altri siamo presenti, manca solo Trapani, ma si collegherà appena si sblocca dall'ospedale. Per noi è un inizio di percorso, insomma, perché se non ci si vede, non ci si frequenta, è inutile che facciamo. Ognuno ha le sue caratteristiche, ogni sezione ha le sue tipologie. Io ho cominciato a conoscerli, veramente sono delle belle nicchie che abbiamo qui in Sicilia, che è un peccato però lasciarli perdere, se non magari, anzi valorizzarle. Perché c'è la professionalità, c'è anche il desiderio. Chiaramente se non abbiamo il desiderio, non ha senso l'amici. L'amici non è nient'altro, non è potere, non è nulla, se non il desiderio di vivere il fatto cristiano, comunque il fatto medico, secondo una certa idealità. Che certo, il medico deve saper fare, ma deve avere anche la sua professione, cioè essere un uomo sia di compassione che di misericordia, ma soprattutto un uomo molto partecipe. Questo momento è stato particolare per noi, chiaro. Eravamo proprio disorientati, surreale, diciamo. Però, insomma, mi pare che ci stiamo riprendendo, cerchiamo di vedere un pochettino la luce, o comunque un percorso di cammino. Ho pensato, anche sotto suggerimento di qualcuno di voi, insomma, cominciamo con un pensiero. E il pensiero lo facciamo fare a Michele Di Pisa, non so se lo conoscete tutti, ormai è famoso, diciamo, ormai è una star dell'ABC, Regione Sicilia. Però lui è della sezione di Nicosia, è un endocrinologo e diabetologo, ed è anche un diacono permanente della sua diocesi. Per cui, insomma, è una persona che ci sta bene, diciamo, quindi è inutile utilizzare altre persone quanto l'abbiamo noi. E poi, soprattutto, ho avuto modo di conoscerlo più di una volta, insomma, di così. È stata una bella presenza, una bella conoscenza. Quindi lui ci aiuta in questo pensiero. Poi ci cominciamo a conoscerci tutti, a parlare tutti, perché almeno questo di stasera deve essere un momento di conoscenza. Abbiamo tante cose in cantiere, già Massimo mi ha proposto, cioè, ci proporrà un'altra videoconferenza, un'altra possibilmente avremo a Trapani perché il Vescovo già era programmato. Insomma, però da cosa nasce cosa? Insomma, poi oltretutto con le videoconferenze si può fare, insomma, senza per molto tempo. Michele. Bene, intanto vi saluto tutti insieme perché magari c'è stata un po' di concitazione prima di cominciare, perché capisco che uno strumento nuovo e chiaramente implica ovviamente un adattamento, anche un cambio di mentalità. La nostra generazione ragiona praticamente in analogico e ragionare in digitale diventa difficile anche per le connessioni. Per cui intanto grazie per la pazienza e per l'ascolto che mi dedicherete. Grazie intanto anche a Raffaele che mi ha invitato e mi ha permesso anche di poter riflettere anche su questa tematica. Vi premetto che io sto registrando questo momento perché alcuni che non possono essere presenti in diretta mi hanno chiesto di poterlo registrare e poi di poterlo avere in differita. Naturalmente io poi appena finisco io staccherò la registrazione così i vostri interventi possono essere assolutamente liberi senza avere il problema di pensare che siano registrati o altro. Quindi possiamo così poi dialogare e chiacchierare nella maniera più libera possibile. Va bene? Detto questo, vi chiedo semplicemente, mentre sto parlando, di non attaccare i microfoni perché altrimenti il disturbo di sottofondo va poi a inficiare anche la registrazione, non si sente poi più niente sopra perché anche un rumore ambientale purtroppo crea. Quindi ogni tanto controllate l'icona, io ho messo tutti in muto, però voi ogni tanto controllate l'icona. Per partire, io adesso faccio partire un PowerPoint in modo che poi mi seguite anche facendoci aiutare un po' anche da queste immagini. Intanto quello che vorrei dirvi è sfruttiamo fino in fondo un dato. È vero che è un metodo abbastanza freddo rispetto a quello che può essere un incontro in persona in qualche modo, no? E quindi potersi incontrare e stare insieme è effettivamente molto più. Però vedete, questo strumento ci permette in qualche modo di entrare ognuno nella casa dell'altro e cosa c'è di più intimo della casa in qualche modo, no? Ecco, anche il nostro stile, il nostro atteggiamento, ecco, se avessi dovuto parlare con voi in pubblico non avrei tenuto la tuta, per esempio, però il fatto di dover parlare da casa a fine giornata e quando un po' ti stai rilassando e riposando, chiaramente anche il tuo abbigliamento cambia. Ecco, tutto questo vuole essere semplicemente un modo per dire
cerchiamo di sfruttare il più possibile un incontro che sia anche proprio un'occasione preziosa anche per riflettere su un periodo che è abbastanza intenso e su quella che in questo momento può essere anche la relazione medico-paziente. Io adesso faccio partire il PowerPoint, come vi dicevo, e voi mi dite magari se riuscite a vederlo. Ok, vediamo un po' se parte. Mi sembra che ci siamo, giusto? Qualcuno mi dà un feedback se si vede? Penso di sì, giusto? Bene. E il titolo che abbiamo visto, che abbiamo dato questa sera, come vedete, è Nebbe compassione, tese la mano e lo toccò. È un versetto che è tratto dal brano che corrigeremo anche questa sera, che è appunto nel Vangelo di Marco. Marco tra gli evangelisti è quello un po' più scomodo, che nel tempo è stato veramente parecchio misfrattato. Si pensava addirittura che ce l'avesse un po' con Pietro, perché insomma non è molto delicato e molto tenero. In effetti è il primo dei Vangeli e negli ultimi 15-20 anni, anche di più, forse 30, gli studi su questo Vangelo sono stati talmente tanti che hanno veramente fatto sprigionare tutta una serie di elementi che fondamentalmente prima erano stati assolutamente ignorati, bisogna diventare un punto di riferimento per tutti gli altri Vangeli. Per cui siamo realmente di fronte a quello che è un Vangelo fondamentale da questo punto di vista. Perché parlare dei medici non tanto di problemi di bioetica, ma semplicemente di Vangelo? Semplicemente perché, vedete, la bioetica normalmente è la conseguenza di quello che il Vangelo dice. Se noi parliamo di bioetica scordandoci di conoscere il Vangelo, capite che rischiamo di cadere in quella che è una prassi legalistica e ci perdiamo la parte più bella, che è quella che in qualche modo dà gioia e speranza, che è appunto la buona notizia del Vangelo. Per cui, se ne ebbe compassione, tese la mano e lo toccò, cura e compassione in epoca Covid-19, ovviamente ci devono un po' fare riflettere. Perché penso che a voi come a me, insomma, ecco, potersi approcciare ad un paziente con tutto quello che richiede ovviamente una prevenzione sana, capite che ecco, va ad alterare profondamente anche quello che può essere anche una relazione concreta e reale. Ma anche qui, ecco, le sorprese ecco, non tardano mai a mancare, per esempio. Vedremo un po' alcune testimonianze di pazienti che riescono anche a identificare lo stile del medico, per esempio, da come entra nella stanza, da come si approccia, nonostante ecco, sia totalmente scopandato. Catandrate non si vede nient'altro, quindi capite che anche la postura fisica, quando sei in un letto e stai male, anche la postura fisica con cui entri dentro una stanza diventa elemento che ecco, un paziente va inevitabilmente ecco, a guardare e a catalogare. E non è un caso che ecco, si dica pure ecco, quella sicurezza mi ha aiutato a guarire. Ecco, penso che sia fondamentale anche un po' tenere questo approccio. Io adesso inizio facendovi vedere, lanciando una parola chiave, che è la parola discernimento. E discernimento significa esattamente cercare di leggere i segni dei tempi. Vedete che c'è il famoso ecco, trivello, no? Quello che noi in Sicilia conosciamo bene, perché serve proprio nella farina, a togliere di mezzo ecco, i residui e a far venire fuori ecco, la farina pura e raffinata. In qualche modo la ricerca della verità è questa. Edith Stein dice chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no. È un'affermazione che è fatta da lei, che aveva un percorso ben preciso. Ecco, voi sapete che Edith Stein non era una credente, era un'agnostica, e per lunga parte della sua vita è stata un'agnostica. Dirlo ecco così ecco, ci fa capire come anche all'interno della sua esperienza, col senno del poi, questa affermazione ha avuto un senso preciso. Questo è fondamentale perché, capite, se noi teniamo presente questo aspetto non abbiamo più bisogno di catalogare l'altro. Sappiamo esattamente che l'altro, come me, è in cerca di una pienezza perché, ecco, avverte tutto il limite della nostra fragilità come natura. E quindi avere presente questo dato è molto importante anche nel discernere questo aspetto, ma anche nel affrontare quello che è il percorso che facciamo. Il dottor House è famoso. E il dottor House interviene in qualche modo, ecco lo vedrete, a sintetizzare e cristallizzare quella che è la visione medica che noi stiamo ecco, vivendo ormai ecco, dal 600 in poi. Considerate che noi abbiamo un particolare andamento su quello che era l'approccio al paziente. Uno che dura circa, ecco, all'incirca praticamente 1900 anni, perché dal 300 a.C. fino al 1600, alcune caratteristiche avevano una chiarezza e una nitidezza assoluta. Dal 1600 in poi, grazie a Dio, abbiamo anche il metodo scientifico, ma tutto questo porta ad un tecnicismo che, come vedremo, ecco, mette sempre più da parte la persona, cercando ecco, di arrivare, ovviamente, giustamente anche a quella che è una terapia, ma scordandoci che non stiamo curando semplicemente organi, ma stiamo curando una persona.
Ecco, adesso io vi faccio vedere questi minuti del dottor House, è un po' una raccolta di vari aspetti e così ci rendiamo conto anche del senso di quello che vedremo anche dopo. Non sto migliorando, vero? Questo significa che... Sei guarito. Alzati e cammina. Cos'è, impazzito? Nella Bibbia dicono sì, signore, e poi cominciano a lodare il nome di Dio. Se tu parli con Dio, sei religioso. Se Dio parla con te, sei malato. Devo ammettere che mi ha molto colpito. Beh, sì, con il rovetto in fiamme il resto fa il suo effetto. Fede è un sinonimo di ignoranza, vero? Non ho mai capito come faccia la gente a vantarsi di credere in qualcosa senza una prova. Che ci sarà di meritorio? Dio ci chiede di avere fiducia. Non possiamo amare uno di cui non ci fidiamo. La fiducia si merita. Non puoi fidarti di uno che non vedi. La religiosità è talmente simile alla pazzia che è impossibile distinguerle. Volevi un pubblico per i tuoi deliri perché la religione ti irrita? Mm-hmm. Ma già meglio. Sei un mormone? Secondo te, al tipo che ha creato il cielo e la terra importa cosa metti nel tuo apparato digerente? I sogni non sono più importanti della fede. Perché no? Ogni vita è sacra, non trovi? Tireresti su un asino da una buca di Shabbat? Allora, lo tireresti fuori o no un asino da una buca nel giorno di preghiera? Io so in che cosa credo. Vedo te un po' vacillante. La nostra religione non ci impone regole su ogni cosa che facciamo. Quando una situazione non è chiara, dobbiamo riflettere meglio. Ma il tuo primo pensiero era un no. Poi hai seguito il mio. La sua logica mi ha convinto. Di solito la logica non attacca con le persone religiose. Altrimenti non ne esisterebbero nemmeno. Lei è ateo. Solo a Pasqua e a Natale. Tanto il resto dell'anno non è importante. Che gusto c'è in un universo già definito senza alcun mistero? Per me è un fatto di verità. Non di gusto. Credi che il libro abbia tutte le risposte? Riguardo alla moralità, non alla scienza. Ma il libro è incompatibile con la scienza. Stiamo per intraprendere un'altra discussione teologica in cui ti dico che il tuo credo è ridicolo e tu hai un crollo totale. Devo essere a casa per le 6. Lo Shabbat. Il signore lavora 6 giorni, poi dice al sindacato che deve riposarsi. Sai, se io fossi onnipotente, mi prenderei il minimo 2 giorni. I paramedici hanno detto che sono tecnicamente morto. Per 97 secondi. Sono stati i migliori 97 secondi della mia vita. Ok, quello che è successo è che il tuo cervello privato dell'ossigeno ha ceduto. Sono partite endorfine e serotonina in abbondanza e hai avuto le visioni. No, deve credermi. Non c'entra la chimica. Ho preso ogni allucinogeno esistente. Ma non c'è paragone. C'è qualcosa davvero. Credi che ti spunteranno le ali e comincerai a volare con gli angeli? Ma che idiozie, non c'è un dopo, c'è solo adesso. Cos'è questa improvvisa ossessione per l'aldilà? L'unica ossessione sono gli idioti nell'aldiqua che credono nell'aldilà. Bene, vedete quest'ultima immagine, vi invito a guardarla bene, perché vedete sulla lavagna c'è scritto da una parte House, dall'altra God, cioè Dio. Ecco, uno dei grandi problemi che noi oggi in fondo abbiamo quando un paziente proviene è che ti viene esattamente spesso con questa mentalità. È la mentalità della scienza medica che ha fatto e fa, grazie a Dio, progressi sempre più grandi, però ecco, non ci rendiamo conto forse che a furia di correre dietro quello che è il progresso della scienza medica, ci scordiamo che la medicina è un'altra cosa e come applicare questo progresso facendo vivere pienamente quella che è la dignità della persona. E qui ci può aiutare anche quello che è in qualche modo lo stile di Gesù. Perché vedete, una delle note centrali che noi abbiamo visto nel video è innanzitutto il fatto che le citazioni bibliche sono più quelle dell'ateo piuttosto che di chi dice di essere un credente. Questo ci fa comprendere che spesso chi si definisce non credente ha una conoscenza delle scritture molto più alta di chi si definisce credente. Spesso mi capita di parlare con credenti che si definiscono ad alta voce credenti con molta energia, ma le cui conoscenze sono legate a quelle del catechismo di quando erano bambini. Ecco, fondamentalmente capite, ecco, se non c'è una conoscenza piena di quello che il Vangelo in qualche modo, ecco, ti dà, non potrai mai capire quale può essere la relazione tra il Vangelo e la scienza. E non capire mai neanche quale può essere la netta differenza che c'è tra i due, ma come l'uno è a servizio dell'altro, fondamentalmente. Allora capite che una delle domande che mi veniva fatto prima dell'ordinazione, soprattutto da qualche collega, era: ma come, tu che sei un uomo di scienza, come fai ad infilarti lì, ad accettare un patto del genere?
Premetto che non è stato semplice accertarlo, eh? Però difatti la netta certezza di quello che vi sto dicendo in qualche modo è quello che poi nel corso di questi quasi 15 anni ho avuto modo di poter sperimentare. Così come ho sperimentato dall'altra parte, come spesso noi in qualche modo come medici barattiamo la scienza. Perché per esempio di fronte anche a un vescovo che di medicina non capisce niente, dice anche delle sciocchezze, non abbiamo il coraggio di alzarci in piedi e dire eccellenza, sta dicendo una benemerita sciocchezza, perché non funziona così. Perché capite che quando noi entriamo in un ambito ecclesiale è come se azzerassimo tutte le nostre conoscenze. Ma questo vale anche se sei un docente universitario, no? Ecco, questo è il grande limite che noi spesso viviamo in ambito ecclesiale. Combattere questo atteggiamento è innanzitutto qualcosa che ognuno di noi deve cercare dentro, ricordandoci che le conoscenze che abbiamo, se siamo in ambito ecclesiale, non vanno in secondo ordine, anzi, assolutamente. Diceva d'altra parte Mazzolari, quando entri in chiesa togliti il cappello, ma non smettere di usare la testa. Ecco, capite, Haus diceva, se tu sei un credente non usi la logica. Noi sappiamo esattamente che invece la fede e la ragione hanno parecchio da spartire, vanno parecchio insieme come due ali che in qualche modo riescono ad andare avanti. Bene, leggiamo adesso questo brano che è tratto dal Vangelo di Marco, al capitolo 1, dal versetto 39 al 45. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva, se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse, lo voglio, sii purificato. Subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cocciò via subito e gli disse, guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Bene. E andò per tutta la Galilea. Gesù è un maestro che è in cammino. E questo è il primo elemento che in qualche modo ci può aiutare nella relazione terapeutica. La relazione terapeutica è esattamente un pezzo di strada che ognuno di noi è chiamato a fare con quello che chiamiamo paziente. E il pezzo di strada, quando tu lo fai, in qualche modo ti mette in discussione, perché quando tu stai camminando con l'altro, devi entrare nell'ordine di idee che non sei soltanto tu che stai dando qualcosa all'altro, è anche l'altro che intanto ti sta portando la sua sofferenza e la sua precarietà, ma soprattutto ti sta aiutando a riconciliarti con la tua di precarietà, con la tua di sofferenza. E cos'era successo prima? Questo è un capitolo in cui Gesù fa queste due grandi guarigioni, che poi non sono neanche tanto grandi. A un certo punto, prima di questo elemento, guarisce, di questi versetti, guarisce la suocera di Pietro che aveva una febbre. Non è che sto granché di miracolo, e adesso qui invece incontra questo lebbroso. Ecco, la guarigione della febbre della suocera di Pietro in qualche modo ci dà un'idea ben precisa, che è una febbre che tutti noi abbiamo. La febbre dell'utilizzare l'altro, per quella che è il nostro scopo, per quello che ci serve. E siccome questa febbre ce la portiamo tutti dentro, Marco lo mette subito all'inizio nel Vangelo e ci dice... Tu ti senti sano quando sta avvenendo da te un paziente, ma guarda che tu in ogni caso hai le tue malattie e al di là di quelle che possiamo avere concretamente, c'è sempre un senso di precarietà che in quel volto in cui mi rispecchio, quando posso farlo e non sono guardato alla anti-Covid, c'è la mia umanità anche, quindi c'è il fatto che io e tu siamo accomunati dalla stessa identità umana. Umana viene da umando. Umando significa sepoltura. Significa io e tu siamo in questo cammino che chiaramente possiamo anche dire non ha niente oltre e si chiude tutto semplicemente diventando un'altra volta un po' di terra, oppure ci può essere qualche altra cosa. E lui sta predicando camminando. La cosa straordinaria, se voi guardate la cartina, è che lui sta principalmente in quella parte alta inizialmente, nella Galilea, che vedete è molto distante da quella che è la Giudea, dove c'è la forza del potere religioso. Capite che la Galilea, la detta Galilea delle genti, proprio perché era ricca di tutta una serie di elementi, di contaminazioni, che faceva diventare quella regione come una regione di bastardi, in qualche modo, perché era una regione spuria.
E lui sta lì e non disdegna neanche di andare anche in Samaria, che è un'altra zona fondamentalmente definita assolutamente pagana. Per un giudeo, i samaritani erano dei cani, non erano neanche uomini. Ecco, e poi non disdegna neanche di fare una puntatina della Decapoli, nella regione della Perea, a Sidone. Ecco, capite che durante la sua esperienza terrena, Gesù non fa altro che camminare. Questo ci fa capire che anche lui è in ricerca, perché chi cammina sta cercando, non è già arrivato. E mentre fa questo scaccia i demoni. Ecco, sapete che nella mentalità antica ogni malattia aveva un demone che lo impersonava, no? E quindi quello che noi adesso vediamo è che a un certo punto arriva ad incontrare questo lebbroso. Una delle prime caratteristiche della lebbra è che ti mozza le mani. Una delle prime cose che ecco, ti dà è proprio questa, cioè ti toglie la possibilità di agire. E difatti la lebbra ti rende esattamente spurio sia da un punto di vista civile, nel senso che tu perdi quella che è la tua identità, devi stare fuori dal villaggio, non puoi più stare dentro, e nello stesso tempo anche da un punto di vista religioso. Perché? Perché la lebbra è un castigo di Dio. Se tu hai la lebbra, quello è il segno che Dio ti ha castigato. Quante volte un paziente ci ha detto, ma qua cosa gli ho fatto a Dio per mandarmi tutto questo? E lì noi che rispondiamo. E lì capite che se non ci liberiamo da questa idea che Dio manda i castighi, noi non solo siamo fermi all'Antico Testamento, ma del Vangelo non abbiamo capito niente. E di fronte a un paziente non puoi dare una pacca sulla spalla dicendo dai tranquillo, vai avanti, no? Perché se ti fa una domanda di fondo così importante, ti sta chiedendo ma la mia sofferenza ha un senso oppure... Capite che sono domande che mettono molto in discussione quello che è il nostro intimo. E di fronte a una domanda che mette molto in discussione, o mi metto a camminare nella ricerca, o mi chiudo e non gli do spazio per pormi quella domanda. E ci sono tanti modi per poterlo fare, li conosciamo tutti benissimo. E da lui va questo lebbroso, e già questo è strano, che ci stia andando, perché un lebbroso non si può avvicinare. E non solo si avvicina, ma lo supplica in ginocchio. C'è un episodio nell'Antico Testamento di Naaman il Siro, in cui Eliseo non va da Naaman, che va da lui per essere guarito dalla lebbra, ma manda un servo. E il re, quando ecco, gli manda l'ambasciata, che sarebbe andato lui per essere guarito dalla lebbra, dice ma io sono Dio che posso guarirlo dalla lebbra, questo vuole farmi guerra, sicuramente è una scusa per farmi guerra. Ecco, quello che sta riconoscendo il lebbroso che ha il coraggio di avvicinarsi non gli sta chiedendo se voi ci fate, state attenti, mi puoi guarire, ma il verbo esatto è mi puoi purificare, cioè puoi riportarmi ad una relazione piena con Dio. Significa che la predicazione di Gesù aveva fatto entrare dentro quest'uomo l'idea che lui non era un maledetto di Dio, ma che poteva ritornare purificato ad avere questo rapporto con Dio. E guardate che sorprese che torniamo, no? Lui ne ha compassione. E quando noi leggiamo compassione, significa rachamim, gli si muove le viscere uterine. E noi maschietti questa cosa non la possiamo sperimentare. Solo una madre che partorisce un figlio lo sa cosa significa amare con viscere uterine. Noi non abbiamo avuto questa esperienza. La possiamo immaginare, ma non ce l'abbiamo. E guardate un po', non usa le parole. La prima cosa che fa è tende la mano e lo tocca. La prima relazione non è verbale, è fisica. Capite che il toccare il paziente non è un'opzione. Non ci possiamo mascherare soltanto dietro una sfilza di esami sempre più specialistici, che alla fine in qualche modo spesso a furia di scrivere su un foglio non fanno vedere neanche i nostri occhi. Capite che la compassione nasce da un contatto. Allora capite che il contatto può essere intanto visivo, ma anche fisico. E nel miracolo precedente, quello della guarigione della suocera di Pietro, la stessa cosa, il tocco. Ecco, terapeuin, quando lo troviamo nel Vangelo, ha una traduzione ben precisa. Se ne fa carico e lo accompagna. Ecco, noi invece spesso terapia l'abbiamo fatto diventare soltanto somministrazione di una pillola. Diceva già Ippocrate, la prima medicina è il medico. Ma come fai a somministrarti a un paziente se non con la relazione? E la risposta di Gesù è lo voglio, sii purificato. Non gli ha detto, ma cos'hai combinato per meritare questo castigo? Gli sta dicendo che la volontà di Dio non è il castigo.
ma è esattamente il contrario. È la relazione piena, e in relazione piena ci entri con la tua lebbra. Se da noi viene un malato che non è malato, ma pensa di esserlo, noi lo etichettiamo come ipocondriaco, e abbiamo ragione nel farlo. Perché immagina di essere malato, poi magari è una malattia che si chiama ipocondria. Ma questo è malato. E in quella mentalità la lebbra significa una cosa ben precisa: tu sei un maledetto da Dio, come ogni altra malattia. Vi ricordate chi ha peccato? Lui e i suoi fratelli, perché lui è nato, i suoi familiari, perché lui è nato cieco. E la torre perché gli è caduta addosso? Cosa avevano combinato? Capite che questo purificarlo senza porre condizioni ci dice esattamente una cosa: che il momento in cui posso camminare con Dio è proprio il momento in cui mi scopro malato, cioè vivo la mia lebbra, che ovviamente da un punto di vista religioso è di fede, è il peccato. Non posso pensare di essere purificato prima di avere il contatto con Lui, perché come se io pretendessi da un paziente che mi arriva con la pressione bassa senza avergli prescritto la terapia. Capite che il Vangelo non è fatto per i pii che vanno a messa tutti i santi giorni, anche per loro certamente, ma è fatto per chi sente la lebbra nella propria vita, perché da questa lebbra il Vangelo è venuto a guarirci. Allora capite che questo ribalta totalmente un po' quello che è il puzzle. E guarigione e purificazione hanno una relazione tra di loro, perché la guarigione riguarda il corpo, ma è semplicemente riportare l'organo ad uno status quo precedente, la guarigione, o è riportare ad integrità, ad inserimento, un'altra volta una persona. E se la persona non può guarire, è un anziano, ha una patologia cronica, guarigione cosa significa a quel punto? Significa semplicemente far sì che quella malattia non diventi la sua tomba prima dei suoi giorni. Significa rendergli la possibilità di essere pienamente in grado di gestire quel problema. E non è semplice, perché capite che una patologia cronica mette a dura prova la nostra capacità di resistenza. E questo, ringrazio la cura del diabete, perché è una terapia che non ti dà guarigione, il diabete, finché non avremo, ecco, qualcosa di nuovo sotto il cielo. Però è una terapia che devi sempre portare avanti accompagnando l'altro, rimotivandolo. Per spezzare un po' vi racconto una telefonata di questi giorni di una mia paziente, una di quelle che consideri una di quelle che ti mette davanti il tuo fallimento in qualche modo, no? Glicate alte, scompensata, peso che non scende, niente, tutto sbagliato. Al punto da dire, beh, effettivamente sto perdendo il tempo. Mi chiama dopo 2 mesi di blocco a casa e io vedo il nome e dico, vabbè, adesso ci sarà una spilza di situazioni negative. Dall'altra parte c'è una persona felice, gioiosa. Vediamo cos'è successo. Guardi, ho perso 8 kg, ho perso 8 kg, sì, la glicata è scesa a 6, la glicata è scesa a 6. Ma che ha fatto? Niente, mi sono messa a camminare tra il giardino e la casa. Ho iniziato a seguire quello che lei mi consigliava e sto benissimo. Cos'era successo? Per anni non riuscivo a seguire. Improvvisamente, quando tutto il peso della condizione è nella sua scelta, scatta il meccanismo che in qualche modo le fa dire io mi devo curare. Capite come anche quando si semina qualcosa e non hai magari la percezione di quello che stai facendo, poi ecco, può arrivare il momento in cui ti accorgi che l'altro effettivamente fa quello scatto in avanti, no? E la lebbra scompare subito da lui ed è purificata. Questo per dire che il contatto che noi viviamo anche con la parola è quello che ci mette in movimento, ci mette in cammino, ci mette in cammino con la lebbra che abbiamo, ed è mentre cammino che questa lebbra guarisce. Però io devo vincere quella che è la mia, in qualche modo, superbia religiosa, no? E dire, beh, prima metto a posto tutte le pratiche e poi vengo da te. È come se dicessimo, vado dal medico dopo, prima mi curo con internet, e poi vado dal medico per vedere se effettivamente la terapia che ho fatto era giusta o sbagliata. Capite che il Vangelo, la prima cosa a cui tiene, non è il rispetto di una norma, ma è soprattutto la relazione. E allora guarigione e purificazione vanno di pari passo, perché non c'è mai una guarigione reale che non comporti anche un cambiamento interiore. Provate a parlare con chi vive le guarigioni da Lourdes, provate a guardare come muoiono quelle persone che sono state guarite a Lourdes. Ci sono almeno 7-8 casi in cui la morte che fanno è peggiore di quello che avrebbe provocato la malattia che aveva. Allora uno potrebbe dire, ma Dio si diverte?
Eppure sono persone che acquistano una serenità, una pace e una capacità di portare questa pace che è indescrivibile. Quella è la guarigione che ti promette. Allora capite che questo aspetto è fondamentale. È fondamentale perché un premio Nobel come Alex Carrel, se va a Lourdes, è da persona che guarda tutto con occhio scientifico, comprende che c'era nella sua mente una serie di steccati, di rigidità, che non gli permettevano di andare oltre, potrebbe farci comprendere come spesso noi ci mascheriamo dietro quello che è la scienza medica, ma perché non pratichiamo la medicina. Guardate che praticare la scienza medica e praticarla al meglio, anche come fa il dottor House, scordandoci che davanti hai una persona, non è medicina, è scienza medica. E se non curo la persona, quella guarigione non è mai completa. Per cui, andando avanti, vedete che la rabbia è la relazione d'aiuto. Cosa c'è come dato? Ammonendolo severamente lo cacciò via subito. Attenzione, perché questa non è la rabbia con cui spesso, ecco, noi possiamo anche relazionarci con i pazienti. La rabbia di Gesù è la rabbia verso il male. Quello che lo fa piangere quando guarda Gerusalemme, no? Per quello che l'aspetta. Quello che in qualche modo lo fa commuovere di fronte alla morte di Lazzaro. Ecco, capite che questi passaggi fondamentalmente sono in qualche modo determinanti per comprendere come Dio di fronte al male ha compassione, cioè vive questo movimento interiore. Per cui io quando sento dire preghiamo Dio perché tolga il coronavirus, fremo, perché è come se l'avesse mandato lui se gli chiedo di togliere. E quanto di più aberrante posso chiedere nella preghiera. E soprattutto, vi racconto un episodio di un missionario, no? Si trovava in Madagascar e a un certo punto c'erano, ecco, delle bande che facevano delle scorrerie, e queste scorrerie passavano o da un villaggio o dall'altro, e lui andava sia in un villaggio che nell'altro. Ebbene, dice, se mi trovavo in un villaggio si pregava perché prendessero l'altra strada, se mi trovavano nell'altro villaggio perché prendessero l'altro. Capite che la preghiera non è scansa me e prendi qualche altro, ma riuscire a comprendere fino in fondo il senso della sofferenza, perché per un verso o per l'altro, con questa parola, avremo tutti da fare i conti. Allora il problema è, cristianamente, come vivo questa pandemia? Cosa mi dice di Dio questa pandemia? Beh, mi dice che lo trovo tanto in quelle corsie, dove c'è gente che sta spendendo e sta mettendo la vita a repentaglio per curare una persona. Ma lo trovo pure in chiesa, certo, ma molto di più in quella corsia. Molto di più in quella corsia. Te lo posso garantire. E non ho timore di essere smentito da questo, di questo. Perché dove c'è una persona che soffre, lì c'è Dio. Ma anche dove c'è chi lo cura, c'è Dio. E quindi potremmo iniziare veramente a rivedere questo rapporto in maniera ambivalente. Perché spesso ci scordiamo di questo secondo aspetto. Ma non il Dio del dottor House, eh? Il Dio di chi ha la coscienza di quello che è il proprio limite e che in qualche modo porta avanti. E qui noi sentiamo parlare di eroismo di noi medici in questo periodo. Io faccio un esempio così banale che ci può aiutare anche a capire questo aspetto. Se tu senti che una mamma getta un bambino nel cassonetto, questa cosa fa notizia. Ma perché può fare notizia se la mamma getta il bambino nel cassonetto? Perché ci sono milioni di mamme che invece lo accudiscono. Perché la norma è che il bambino sia accudito. Per cui quando questa norma, in maniera plateale, viene in qualche modo, ecco, messa da parte, fa notizia, c'è angoscia. Ma scusate, che un medico curi fa notizia. Perché se inizia a fare notizia che il medico curi, significa che la prassi sta diventando un'altra. Perché se tu per curare diventi un eroe, ma ci siamo resi conto di quanti muratori muoiono ogni anno? Perché stanno costruendo delle case. Molti di più dei colleghi che purtroppo se ne sono andati. Molti di più. Ma è un eroe il muratore. È un uomo che lavora e corre dei rischi. E quando abbiamo scelto questa professione, non sapevamo di correre dei rischi. Uscivamo nell'uso del contrario. Allora capite che diventa importante anche questo aspetto. Ma non per sottovalutare lo splendido lavoro che hanno fatto i colleghi. Mettendoci anche spesso per non essere messi nelle condizioni di farlo nella maniera giusta, di mezzo alla propria vita. Ma se noi accettiamo l'idea che questi sono eroi, significa che la media è molto più bassa.
Bene. Religione, fede e terapia. Quale relazione? Vi vedete uno sciamano che sta curando. In molte culture la figura del sacerdote era anche quella, ecco, del terapeuta, di chi in qualche modo curava. Ecco, tant'è vero che in altri episodi deve andare, poi il lebbroso viene mandato dal sacerdote che doveva, ecco, certificare la guarigione, un po' come il secondo tampone negativo, no? Deve certificare la guarigione e a quel punto poterti rimettere in quella che era la vita sociale e civile. Ma anche, per esempio, la partecipazione al tempio, perché un lebbroso naturalmente non si poteva sognare di entrare nel tempio. E guardate cosa gli dice lui. Guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Non perché tu debba rendere in qualche modo il favore a Dio. Perché capite che spesso nei nostri pellegrinaggi la prima cosa che dire è: che grazie hai avuto perché stai facendo il pellegrinaggio? Perché il metodo che noi abbiamo di relazionarci con Dio è dout des. Tu mi fai la grazia e ti faccio il pellegrinaggio. E se la grazia non me la fai, non te lo faccio il pellegrinaggio. E non ti do manco l'offerta. E capite che tutto questo ha generato un sistema, un meccanismo, dove anche per le messe paghiamo. Come se le anime dei nostri defunti, pagando una bella messa, fossero più rinfrescate, come si dice volgarmente. Capite che ne abbiamo di strada da fare per comprendere fino in fondo che ogni liturgia, ogni celebrazione è una preghiera collettiva per tutti. Non ci sono preghiere che in qualche modo possono essere sponsorizzate. E capite che anche quando Papa Francesco ha toccato questo tasto, insomma, i malumori sono un po' sentiti, eh? Però capite che dietro questa mentalità c'è questa logica. Io ti chiedo, tu mi dai, io pago. Come quando vado dal macellaio a prendere la carne, no? Se me la dai buona sono più contento, se me la dai così così sono meno contento. Magari banalizziamo, però guardate che se il nostro rapporto, la nostra relazione con Dio è viziata, non è un fatto secondario, perché sarà viziata anche la nostra relazione con chi abbiamo davanti. Perché se l'immagine del Dio che io ho in testa, l'immagine del Dio giudice, io sarò giudice dei miei pazienti. Non si scappa, ma sarò giudice anche degli altri, di chi incontro, di tutti. Perché se lui è giudice con me, e questa è l'immagine che io sarò giudice con tutti. Capite perché la misericordia, le viscere materne sono quello che è la buona notizia che il Vangelo ci regala. Nelle icone bizantine, se ci fate caso, il crocifisso ha sempre una pancia bella gonfia come i bambini che muoiono di fame in Africa. Ecco, nella iconografia bizantina, la pancia gonfia sta a dire che le viscere di Dio sono talmente grandi che si espandono. E su quella croce lui sta portando questo amore per tutto il mondo. Per cui religione, fede e terapia si tengono strettamente la mano. Se in qualche modo ci liberiamo da pregiudizi e da preconcetti, e iniziamo a camminare nel cercare di scoprire questi aspetti. E quindi il segreto messianico, in qualche modo, a cosa serviva Gesù? Ad evitare che fosse frainteso tutto quello che lui faceva. Cerco di accelerare, perché così chiudiamo. Perché è chiaro che, fondamentalmente, spesso Gesù sentiva, durante tutto il suo percorso terreno, che lui era un po' come la gallina che usava il frumento e dietro andavano le galline, praticamente come la massaia che usava il frumento, a cui dietro vanno pure le galline. Per poter, ecco, avere questo. No? E noi spesso con Dio abbiamo lo stesso atteggiamento. Ma guardate che i discepoli, gli apostoli che stanno con lui, stretti lì, fino alla fine non hanno capito niente, perché pensavano di arrivare a Gerusalemme per impossessarsi del potere e fare peggio degli altri. Allora capite che se noi non facciamo il salto dalla religione alla fede, noi useremo la religione per avere potere, useremo gli altri per avere e fare quello che vogliamo, non per permettere loro di poter vivere un'esperienza di confronto, di contatto e di relazione con Gesù. Perché quello che ci interessa sarà quello che fanno per noi, non quello che Dio può fare per loro. Ecco, pensate un po' a questo aspetto, perché penso sia importante, perché in una relazione terapeutica riuscire ad entrare in questa mentalità e dire: ma tu per me, come paziente, cosa stai facendo? Significa avere il tempo di fermarsi e dire: ma in che cosa mi stai aiutando a prendere coscienza con quello che può essere, ecco, dentro un po' questo aspetto. Se vi ricordate, c'è un mito in cui Chirone riceve l'arte di curare da Apollo e poi rivela questi segreti ad Asclepio.
Ma la cosa straordinaria qual è? Pensate il mito, già questo l'aveva individuato, ecco, quinto, sesto secolo avanti Cristo, che Chirone ha dentro una ferita e man mano che cura gli altri fa qualcosa per la sua ferita. La sua ferita non guarisce mai totalmente, guarisce nella misura in cui lui guarisce le ferite degli altri. Allora capite che già, ecco, nell'antica prassi medica, l'idea di fondo che c'era è, guarda, che non c'è una comunità di sani di cui tu in questo momento pensi di far parte perché stai curando, è una comunità di malati. Ma ci sono persone malate che non sono completamente malate, persone sane che non sono completamente sane. È questo che in qualche modo può riagganciare la relazione terapeutica per quello che è. Riacquisire la capacità di vedere il nostro limite. Tutto. E non è semplice. Perché quella espressione di Aus, Gold, ce l'abbiamo nella nostra testa. Ma guarda un po' che strumenti potenti io posso usare. Rispetto a un collega che lavorava 50 anni fa, quante cose in più posso fare oggi? Ma sono sempre un fallito, perché prima o poi, per quanto possa essere stata brava e buona la terapia, quel paziente andrà via, come andrò via anch'io. Ecco, capite che questo aspetto è fondamentale per riuscire a ridare in qualche modo la giusta dimensione a tutti. E a questo punto io vi lascio con Patch Adams e la medicina, non con la scienza medica. Attenzione, la medicina la presume e la presuppone la scienza medica, perché non puoi fare medicina se non conosci. Però guardate cosa riesce a dirci Patch Adams, no? Che è esattamente la visione totalmente opposta e speculare a quella del dottor House. Uso il termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro? Quando il termine medico ha preso un'accezione reverenziale? Oh, prima lei, dottor Smith, o complimenti, dottor Scholz, che begli zoccoli ha, o ma si figuri, dottor Peterson, le sue flatulenze non hanno odore. Scandaloso. A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina. Se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa. Se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore. Ha considerato le implicazioni del suo modo di agire? Se uno dei suoi pazienti morisse? Cos'ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? Perché non trattare la morte con un po' di umanità e dignità e decenza e Dio non voglia perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie, combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia. Qui vedo oggi un'aula piena di studenti di medicina. Non lasciatevi anestetizzare, non lasciatevi intorpidire di fronte al miracolo della vita. Vivete sempre con stupore il glorioso meccanismo del corpo umano. Questo deve essere il fulcro dei vostri studi e non la caccia ai voti, che non vi daranno alcuna idea di che tipo di medico potrete diventare. Signor Adams, e non aspettate di essere in corsia per acquistare la vostra umanità. Sviluppate subito la capacità di comunicare. Parlate con gli estranei, con gli amici, con chi sbaglia numero, con chi vi capita. Signor Adams. E coltivate l'amicizia di quelle stupende persone che vedete in fondo all'aula. Infermiere che possono insegnarvi. Stanno con la gente tutti i giorni, fra sangue e merda, e hanno un patrimonio di conoscenza da dividere con voi. E così fate con quei professori che non sono morti dal cuore in su. Condividete la compassione che hanno, fatevi contagiare. Signor Adams, io pretendo che lei si rivolga alla commissione. Signore, io voglio fare il medico con tutto il mio cuore. Io volevo diventare medico per assistere il mio prossimo e per questo motivo ho perso tutto. Però così ho anche guadagnato tutto. Ho condiviso le vite dei pazienti e del personale dell'ospedale. Abbiamo riso insieme e pianto insieme. Questo è ciò che voglio fare nella mia vita.
E Dio mi sia testimone. Comunque decidiate oggi, signori, guarderò ancora con fiducia al mio scopo. Diventare il miglior medico che il mondo abbia mai visto. Voi avete la facoltà di impedire che io mi laurei. Potete impedirmi di ottenere il titolo, il camice bianco. Ma non potete controllare il mio spirito, non potete impedirmi di apprendere, non potete impedirmi di studiare. A voi la scelta, avermi come collega di lavoro, passionale, oppure avermi come voce fuori dal coro, sincera e determinata. In entrambi i casi verrò forse considerato una spina. Ma vi prometto una cosa. Sarò una spina che non riuscirete a togliere. Questo è tutto? Spero di no, signore. Bene. E con Patch Adams ci lasciamo con una sua frase. Per noi guarire non è solo prescrivere medicine e terapie, ma lavorare insieme, condividendo tutto in uno spirito di gioia e cooperazione. Bene, con queste parole io vi ringrazio per la pazienza e per l'ascolto. Grazie di cuore, anche se non ho visto le vostre facce, vi ringrazio e spero insomma di non avervi tanto annoiato. Grazie, grazie di cuore. Vi informo che sto staccando la registrazione, in modo che così chi vuole poi alla fine può anche parlare con libertà.